In verità arde in noi il desiderio di una comprensione del mistero di Cristo che sia luce per il nostro pensare, che sia dimora per la nostra pace, il mistero di Cristo che sia risposta alle nostre domande, porto sicuro per le nostre inquietudini, senso percepibile del nostro vivere, lavorare, soffrire. I nostri desideri sono sedotti da infinite attrattive, le nostre attività ci logorano in una continua frenesia, ma in verità noi abbiamo sete di Dio, abbiamo bisogno di Dio, abbiamo sete della rivelazione del suo mistero. E allora ci sarà una grazia di rivelazione per le nostre incertezze e le nostre confusioni. Ci sarà una strada che conduca fino al cuore del mistero. Il nostro cuore è inquieto finché non contra Gesù la rivelazione del mistero di Dio. Oggi chiediamo al nostro Padre Ambrogio di esserci guida, maestro, testimone di questo itinerario verso la comprensione del mistero di Cristo. E le parole che abbiamo ascoltato in questa liturgia possono suggerire alcuni passaggi, alcune modalità per incoraggiarci a conoscere il mistero. Forse per grazia riusciremo ad approdare là dove si incontra Gesù. E nella lettera agli Efesini Paolo indica una strada. Scrive: leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che ho del mistero di Dio. L'Apostolo condivide con i fedeli di Efeso la sua esperienza della rivelazione. Ora è stato rivelato ai suoi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito e dice di sé: a me, che sono l'ultimo tra tutti i santi, è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo. E dunque Paolo ritiene di poter condividere la sua comprensione del mistero con uno scritto e dice: leggendo potete capire. La lettura degli scritti degli apostoli e dei profeti è dunque la via che Paolo propone per condividere la sua conoscenza del mistero. E Ambrogio testimonia con quale intensità si dedicava alla lettura e alla meditazione delle scritture, con quale profondità scavava nel testo per trarre luce per i suoi pensieri, forza per la sua opera pastorale, fortezza e chiarezza per resistere alle insidie dei fraintendimenti, alle insidie dei pensieri pigri, alle insidie dell'omologazione alle ideologie del momento. Leggendo, studiando, meditando, noi oggi siamo esposti al rischio della superficialità e temiamo, in un impegno serio di lettura, di meditazione e di studio, una riduzione intellettualistica della comprensione del mistero. Ma anche se la lettura può esporre a qualche rischio, questo non è
una buona scusa per giustificare la pigrizia e l'ignoranza, la confusione delle idee e l'abbandono del rigore nella proclamazione della verità cristiana. Non è una buona scusa la fretta che abbiamo, la superficialità a cui siamo abituati, non è una buona scusa per praticare una spiritualità generica che va bene per tutti e che in fin dei conti non dice niente a nessuno. Leggendo, studiando, meditando, si può comprendere il mistero di Cristo. E questo mi sembra un appello necessario a tutti coloro che oggi condividono questa sete della verità, di una verità che non sia una formula o una espressione astratta, ma sia una verità che guida i nostri passi, che riscalda il nostro cuore. E questa è una via da percorrere. Leggendo potete comprendere quale sia la rivelazione del mistero di Dio. Leggendo le scritture, leggendo i Vangeli, leggendo le parole degli apostoli. Una voce, l'amato mio, ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. Il mistero che trasfigura la nostra vita si rivela con una confidenza. Il Verbo affascina con una parola d'amore che ti raggiunge, talora sospirata con uno straziante desiderio, talora inattesa e sorprendente. Il Verbo diventa voce che chiama. Ambrogio è tornato ripetutamente sulle parole del cantico. Vi ha trovato le parole per dire della sua esperienza del mistero di Cristo. E Ambrogio, per quello che io riesco a capire, ha avuto questa esperienza di una parola che l'ha raggiunto e che gli ha rivelato: Cristo è vivo, Gesù ti chiama, Gesù confida il suo mistero con un fascino che assomiglia più a un abbraccio che a un discorso. La voce dell'amato, quella che preferisce il silenzio, quella che talvolta raggiunge durante una veglia notturna, talvolta raggiunge in un momento qualsiasi di una giornata qualsiasi, una voce, il mio diletto. E noi, sulle tracce di Ambrogio, desideriamo essere abitatori del silenzio per ascoltare. Siamo pecore che ascoltano la voce del pastore. In un modo commovente ci parla il Signore che amiamo. Talora il rumore della città e della vita che viviamo, talora una certa insofferenza e impazienza si presentano con una tentazione: lasciar perdere il silenzio, trovarlo noioso, non aspettarsi nessuna voce. E invece siamo invitati a continuare a cercare il silenzio, non per annoiarci, non per disperderci in fantasticherie astruse, no, un silenzio per ascoltare. Verrà, verrà il Signore e chiamerà ciascuno per nome e si rivelerà Signore. Io sono, come ripete spesso nelle parole del Vangelo di Giovanni. In verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono il pastore, io sono la verità, la via,
la vita. Dunque, questa è un'altra strada per entrare nel mistero, ascoltare la voce. E talora i credenti sono come sorpresi da una gioia, sono presi da una voglia di cantare, da un entusiasmo che si fa coro, da una festa che si fa popolo. La sobria ebbrezza dello spirito, il mistero invade l'anima credente con un ardore per il quale non bastano i pensieri, non bastano le parole, non bastano le emozioni interiori. Abbiamo bisogno di cantare, e Ambrogio ha insegnato a cantare il mistero. Il popolo di Dio, nel momento drammatico della tensione che ha attraversato Milano per la questione delle basiliche, questo popolo, intentato di spavento, ha trovato forza anche nel cantare insieme gli inni del Vescovo. Anche la nostra fede, anche la nostra esperienza del mistero riceve talora la grazia di sperimentare l'esultanza, l'entusiasmo, la festa con cui il mistero diventa esperienza corale. Forse l'indole milanese, piuttosto compassata, forse la decadenza delle forme musicali espressive della gioia della fede, forse la scarsa educazione musicale della nostra generazione, tutto questo preclude alle nostre assemblee di essere incoraggianti e festose proprio a motivo del cantare insieme. Ma questa è certo una povertà, una miseria delle nostre assemblee. Per entrare nel mistero ci aiuti, Ambrogio, a imparare anche a cantare insieme, a cantare bene. Ecco, tre vie, dunque, Ambrogio ci suggerisce per entrare nel mistero. La via della lettura, dello studio, della meditazione. La via della voce, della visita sorprendente, misteriosa, di quell'amore che ci salva e ci chiama. La via del canto corale, di questa assemblea che esprime insieme i suoi sentimenti cantando. Non è un itinerario nel senso di una gradualità. Ciascuna di queste vie porta al cuore del mistero se è vissuta con fede. Ciascuna di queste vie è indispensabile perché noi possiamo entrare nel mistero di Cristo. Ciascuna di queste vie io raccomando a tutti voi, esigo per me stesso, propongo a tutti coloro che sanno che il mistero di Cristo è l'unica possibilità di salvezza che ci viene offerta. E infine, Ambrogio, in questa basilica, è qui silenzioso. Alcuni dicono che il silenzio è il modo più alto per parlare di Dio, e Ambrogio in silenzio in questi secoli, qui in questa basilica, continua a suggerirci che è rimasto affascinato dal mistero di Cristo e che chiede a noi di seguirne gli esempi, leggendo, ascoltando, cantando.